Una serata e una notte di riflessioni, complice anche il fuso orario cinese. Poi il Milan si è affidato a un Twitter poco prima delle 11 di stamane per comunicare l'esonero di Vincenzo Montella. L'ultimo pomeriggio con i fischi di San Siro sono stati fatali al tecnico rossonero, che ora lascia la panchina a Gennaro Gattuso, ex centrocampista milanista e sinora allenatore della Primavera. 4 partite di fila in campionato senza segnare nel proprio stadio, un 7° posto che non è in linea con l'ambizioso mercato estivo rossonero, tanti dubbi sull'atteggiamento tattico della squadra e quella mancanza ormai di serenità nella testa dei suoi ragazzi, e lui già ieri al termine della gara pareggiata con il Granata non lo aveva nascosto. Io alla squadra non posso recriminare nulla, se non un po' più di serenità, un po' più di tranquillità e un po' più di qualità in zona gol, perché ci arriviamo, perché gli attaccanti stessi si creano le occasioni, ma in questo momento non siamo in grado, non siamo bravi a sfruttare queste occasioni, per me anche perché non sono particolarmente sereni. E che l'ambiente non fosse sereno lo si era percepito già prima del fischio d'inizio, con il DS milanista Mirabelli già vicino a una sorta di ultimatum per il suo tecnico. Da oggi in poi il Milan non può che non pensare solo esclusivamente a giocare per vincere, perché dobbiamo recuperare il terreno perduto. Abbiamo dato la tranquillità massima in tutte le maniere all'allenatore, alla squadra, però dobbiamo ricordarci oggi che noi siamo il Milan e dobbiamo avere la tensione giusta affinché affrontiamo queste partite, ma le affrontiamo per vincere, non per partecipare. Una vittoria in casa che manca dal 20 settembre e una classifica deficitaria sono state adesso fatali. Nel 2001 una gara con il Torino costò la panchina a Terim. Adesso tocca a Montella, arriva Gattuso, allora arrivò Ancelotti. I tifosi adesso si aggrappano anche a questo.